Konnichiwa cari giappo amici e benvenuti tutti quanti voi qui nel mio canale. Sono come sempre il vostro Giappo Gamer. E benvenuti questo oggi qui su Stranger of Paradise Fantasy Origin per un nuovo episodio. Siamo giunti esattamente all'episodio numero 53 di questa serie. Come sempre per questa serie devo ringraziare la Koch Media Games che mi ha regalato in collaborazione il codice di questo gioco per portarlo sul canale. E allora chissà cosa accadrà quest'oggi, in questo, ripeto, episodio numero 53 della serie, che viene impegnato Jack e il suo team di eroi alla caccia di Chaos. Lo troveranno in questo episodio, staremo a vedere. Comunque sia, come sempre mi consiglio quello di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, lo andiamo a vedere cosa c'è quest'oggi, questo nuovo appuntamento di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Ok, cari giapponesi, eccoci qui nel mappamondo di Final Fantasy Origins. Allora, vediamo un po', oggi siamo di missione secondaria. Ricordi neri, tenuto della forza, livello 88, livello medio, equipaggiamento 26. Andiamo ad affrontare i segni definiti che giungono dal passato. Era un stranger senza nome che, seppure nell'ombra, dava tutto di se stesso a diventare più forte ad essere all'altezza del ruolo di guerriero della luce che la gente gli aveva attribuito riconoscendo il suo valore. Va bene, affrontiamolo. Cominciamo la missione. Appunto, Ciocco 23, Santuario Sommerso, un edificio costruito per risucchiare l'energia del pianeta esisteva già nel settimo cronotopo, di cui sono stati presi a modello i meccanismi. All'interno della struttura è stato però collocato il cristallo dell'acqua. L'intento è forse quello di sfruttare l'energia planetaria per tenere sotto controllo la potenza delle acque e preservare l'equilibrio. Il risultato è stato un miglioramento notevole della qualità della vita, ma la grande quantità di preghiere e di energia accumulata finirà per causare una distorsione. Procediamo. Sconfiggi Kragan. Che caspita. Allora, vediamo un po' se possiamo migliorare migliorabile. Vediamo un po'. Crea un ritrovo, no? Allora, prendi il mago. Allora, il mago, ok, possiamo sbloccare colpo mirato esperto. Ancora. Pugnale fulmineo. Perizia, danni critici inflitti. Pugnale fulmineo. Ancora, perizia assaltante. E sbloccare nuova classe ladro. Ok, sblocchiamola. Bene così. Mamma mia. So che ci sarà un trofeo per quanto riguarda lo sblocco delle classi. Vediamo un po' la tattica. Crea un ritrovo. Vediamo un po'. Bastone dell'eremita. Ma come livello 11? Scusate, ma che caspita. Ma no! Famo il maio degli orchi. Maio degli orchi. Beh, almeno ammazza Magister, che cavolo, eh? Ah no, mago! Ah no, spada civile ba spada barbarica 75. Allora, vediamo un po' gli altri. Artiglia il duello 76. È più alto, sì. Sasuke 6 Zolello 74, sì. Ok, vediamo un po'. Ecco il Kraken, vi raccomando. Sta bestiaccia maledetta. Ok, bravi, bravi, dai, 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 dai. Avvicinatelo lì. Tiè, becca quest'altro. Vai, coraggio, ragazzi. Che cazzo, ha preso Jed, il bastardone maledetto. Tacci tua e bastardone. Sì.
体勢下がってるっぽい。うせろ。Vai, coraggio ragazzi, coraggio. Che dopo arrivi a maggio. Attaccato a sto bastardo, vediamo un po'. Andiamo con la tossina. Intossichiamo pure noi, bastardo. Allora, Remo è intossicato, che cavolo. Occhio ragazzi, occhio. Mamma mia, pare un alieno, quanto è brutto. Da che sta quasi, quasi alla metà sta. 3-4 attacchi buoni, belli mirati. Jed cazzarola. Bravi, bravi così. Bravi così. Dai, che motivo ti fo del male vero. Ah, tiè, tiè. Classe migliorata, bene. Ah, te butti in acqua, bastardo. Così, così, attaccatelo, attaccatelo. Vai così, vai così. Tacci tua. Ma che un po' hai preso, eh? Bravi, grande Jed. Grande Ash, grandiosi, grandiosi, vai così. Liscio. Beh, ne hai tre di pozioni. Magari Jed non ce n'ha più, cazzarola. Sì, che sei al circo d'ogni che fai doppi carpiati. Pare da Maku. Cioè, veramente è un mostro incredibile. Occhio, dai che manca poco. Dai che manca poco. Vai Ash, coraggio. Vai così. Vai così. Yatta, yatta. Cristallizzato. Tiè. Sconfitto il Kraken per la seconda volta. Bene così, superata, yatta, yatta. Bene così. Ricompense, quarzo di speranza per 10, cuore del ninja, Jed per 1 e scheggia d'anima per 2. Mamma mia ragazzi. Mamma mia, questi ricordi neri danno delle ricompense incredibili. Bene così, Jed ha ritrovato dei ricordi, ora può diventare ninja. Grande Jed, grandissimo Jed ninja. Bene così, quindi qua abbiamo compiuto tutto quanto. Qua anche. Di qua pure, comunque ci sono sicuramente le missioni secondarie, comunque l'avevo vista, beh, al di là dei tutorial. Qua ricordi neri di Serando il ritorno, anche questo qua non è male, magari potremmo farlo nel prossimo episodio. E vediamo un po'.
menu principale, evoluzione delle classi. Vediamo un attimo, tanto per aggiornare l'aggiornabile. Allora, assalitore si può aggiornare? Ok, sblocchiamolo, bene. Qua nuova classe ladro, ok. Andiamo un attimo a vederla, vediamo un po'. Eccolo qua. No, questo è tiratore. Pellegrino, schermidore, Ronin, mago, assalitore, lanciere, pellegrino, tiratore. Livello 1. Via un po' avanzate. Mago nero, samurai pure. Quelle basi sono queste qua, quelle avanzate. Mago bianco, mago nero e samurai, ragazzi, mamma mia, spettacolare. Quindi qua ovviamente riferimenti al Giappone ci sono, come potete ben vedere, insomma, samurai, ninja, katane. Bene, bene. Eccole qua tutti quanti. Questo è pellegrino. Io che vi ho un po' la tattica, si può migliorare un mio qualcosa in più. Maschera imperiale. Ma vabbè, mamma mia, guardate la quantità di oggetti incredibile. No, ma come però 49? Ma è possibile che non l'ho aggiornata? Ma no, dai, su, cazzarola. Ah no, questo è il mago, già. Lo spadaccino. Maschera catartica dell'85. Veste bianca 71. Beh, ci sarebbe la corazza mio Jin livello 85. Gliela mettiamo. Proiezioni del Virm. Come mago sono rimasto un po' indietro, sì, però manopole in 3 livello 85. Pantaloni fieri 75. Beh, pantaloni neri livello 80. No, pantaloni da carnefice livello 87. Calzoni fatali. Si va di fieri livello 86. Cavolo. Vibrissa blu. Cioè, polizia livello 86. E la mettiamo, va? Ok, poi vediamo un po' al nostro Ash. Va bene così. Al nostro Jed. Va bene così. E ok, ok. Vabbè, ragazzi, bene così per quanto riguarda quest'oggi. Questo nuovo episodio di Final Fantasy Origins Stranger of Paradise. Insomma, abbiamo fatto fuori il Kraken per la seconda volta. Insomma, bellissima boss fight, secondo me. E è ottimo così. Bene, ci fermiamo qui ovviamente per oggi. E ok, cari giappo amici, eccoci qui tornati nella schermata dei titoli di questo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. E allora anche questo episodio numero 53 della serie in collaborazione con la Kokmia Games ovviamente termina qui. Sperando che vi sia piaciuto di lasciarmi più like possibili, ovviamente commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo, seguitemi i vari social, per come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram, mi raccomando, vi aspetto anche sul canale, iscrivetevi, attivate soprattutto la campanella per rimanere aggiornati con i miei video che vengono pubblicati giornalmente. In più, come sempre, in ultimo vi consiglio anche di seguire il mio blog su WordPress, all'indirizzo giappogamer.home.blog, dove di tanto in tanto è appena possibile scrivo le news più importanti che riguardano i videogiochi giapponesi in uscita qui in Italia da noi, e anche insomma delle recensioni di videogiochi che riesco a portare a termine sul canale. E allora, dal vostro Giappogamer per il momento è tutto, matane
e i prossimi episodi.